In previsione di un'estate con pochissime piogge, iniziano in anticipo i lavori sul reticolo di fossi, i cui flussi vengono usati anche per l'irrigazione. Nelle scorse settimane si è tenuta una riunione dell'Osservatorio degli utilizzi idrici del distretto Appennino settentrionale, nella quale è stato valutato lo stato delle disponibilità idriche anche nella piana di Lucca. È emerso che le precipitazioni, i livelli degli invasi, i livelli delle falde sono già in questo periodo inferiori ai valori medi nonostante le ultime piogge abbiano un poco migliorato la situazione generale. Tuttavia, pur essendo ancora lontani dagli anni più siccitosi 2011-2012, nel periodo estivo è facile prevedere il manifestarsi di importanti criticità. Il Consorzio di Bonifica Toscana 1 ha quindi deciso di anticipare le manutenzioni sul pubblico condotto, che normalmente sono effettuate a fine anno, per ottimizzare il funzionamento del reticolo prima della stagione irrigua, con un investimento ulteriore di oltre 200.000 euro a pochi mesi di distanza da quello fatto per l'anno 2021. A tale scopo, per due settimane, la portata nel canale sarà ridotta al minimo, in modo da consentire le lavorazioni dentro l'alveo, lasciando tuttavia un minimo di deflusso di acqua che garantisca la sopravvivenza dei pesci.